Ciao a tutti, oggi faremo un esperimento di potatura contro stagione. Ciao a tutti, vi voglio far vedere questo melo qua. Adesso è quasi finita la stagione, ha quasi finito la fruttificazione, della raccolta delle mele, abbiamo finito. Non ho fatto a suo tempo il video, però vi voglio far notare che è in buona salute praticamente, se lo vedete. Adesso poi vi faccio vedere anche le altre piante. Praticamente queste piante qua, io purtroppo questa primavera non ho avuto tempo di potarle. E così l'ho potate già che avevano già i fiori, già le foglie. In una situazione, si dice, di germoglio avanzato, diciamo, che praticamente non andrebbero potate le piante. Però vi faccio vedere il video come ho fatto a potarle, perché se vi trovate che non riuscite a potarle, si possono anche potare, perché come fanno tutti i giardinieri che vedete nei parchi, le siepi, queste cose qua, le tagliano in estate, in primavera, vengono tagliate le siepi. Se noi andiamo a potare una pianta di melo, una pianta da frutta, andiamo a potarla in un periodo avanzato, che ha già magari, non si può andare troppo in là, che ha troppo la vegetazione, non si può fare. Però c'è un periodo che c'ha un arco di tempo che si può andare a cercare di rischiare di potare la pianta. Però la potatura va fatta in un modo, praticamente tagliare solo le punte, non dobbiamo andare a tagliare, vedete come qua, questo rametto qua. Tagliare solo la punta, cioè il rametto, non andare a tagliare rami grossi. I rami grossi non si possono tagliare in un periodo di vegetazione avanzata. Però possiamo praticare la potatura anche in questo periodo. Vi faccio vedere i meli, lo stato di salute che hanno il melo. E poi vi faccio vedere il video che ho fatto questa primavera in una situazione tanti diranno no, non va fatto. Sì, non va fatto, però se noi lo facciamo in un certo modo, usando certi criteri, la potatura si può fare. Perché vi spiego, io ho avuto, quando avevo 20 anni avevo la mania, la passione per i bonsai, e lì praticamente anche lì ho sperimentato la potatura, le tecniche di potatura, perché lavorando una pianta in vaso, quando noi andiamo a lavorare una pianta in vaso, noi la seguiamo molto di più e capiamo la pianta, come si dice, la pianta poi da frutto grande. E va bene, come vi dico io, se vi piace la materia, se vi piace il canale, iscrivetevi, lasciate un like, un commento e tutte queste cose qua. Va bene, un saluto a tutti e buona visione. Ciao ciao. Le taglio adesso perché sennò viene troppo lungo, sono troppo lungo. Ciao ciao. Questa è la pianta di melo che ho potato fuori stagione. Adesso vedete che gode di ottima salute, non ha, in più è stata, l'abbiamo potata adesso, se vedete qua. Mio padre l'ha potata perché c'erano questi rami qua, vedete? Si possono potare anche adesso, anche nel periodo estivo. Noi adesso siamo già sul periodo autunnale. Adesso devo passare di là. Voilà, vedete che ci sono ancora i frutti. Vedete qua che c'è ancora un frutto di mela. Due. Facciamo così. C'è due frutti là dentro, vedete che ci sono ancora dei frutti, però la stagione praticamente, perché è una mela che fruttifica, sono piante da seme, sono tutte piante da seme, e fruttifica agosto-settembre praticamente. Allora c'è questa pianta qua, e qui c'è un'altra pianta che non so se avete visto, abbiamo notato con mio padre, che ha il frutto diverso, perché io credevo che erano tutte piante che io l'ho presa da una pianta sola, però questa è una pianta diversa e fa un frutto diverso. Adesso poi tenterò di fare delle altre piante, perché bisogna cercare specialmente le piante che hanno
che uno, se uno ha la qualità sola di pianta, bisogna duplicarla per contenere, tenere la qualità della pianta, perché da tenere integro, da conservare la specie della pianta. Queste sono praticamente tutte mele da seme. Adesso vi faccio vedere, mi giro e vi faccio vedere l'altra. Vedete qua, qui c'è quest'altra pianta. Adesso siamo un po' contro sole, adesso un po' mi giro. Vedete sotto che ci sono le mele? Queste sono le ultime mele della pianta che ha fatto. Adesso andiamo di là. Vedete lo stato di salute delle piante anche laggiù? Vi faccio vedere, lì si vede da lontano. Vedete che la pianta è in salute. È stata potata in fase di vegetazione avanzata. E magari tanti dicono, ma perché su YouTube girano tante fake news, come veniamo a dire. Tanta gente mette video così, tanto perché la gente le guarda, fa le visualizzazioni. Io cerco di fare dei video e vi faccio vedere, toccare con mano le cose. Vedete com'è lo stato di salute della pianta? Va bene, adesso vi faccio vedere il video di come l'ho potata e quando l'ho potata. Buona visione del video. Come potete vedere è stata cimata solo la pianta e non è stato cercato di non potare rami grossi. Abbiamo contenuto un po' la forma perché andava fuori forma, cresceva troppo la pianta. Sì, è una potatura fuori stagione, però le siepi vengono potate in primavera quando sono in vegetazione, perciò la pianta non ha un grande patimento. Poi vi farò vedere successivamente la pianta come ha reagito. Una potatura di questo genere non se ne accorge nemmeno la pianta, anzi gli fa bene, perché poi adesso siamo in luna giovane e la pianta è stimolata a ricrescere. Abbiamo contenuto la forma della pianta. Qui sotto vedete che ci abbiamo messo un tirante perché con le piogge che sono state autunnali hanno abbattuto la pianta, così abbiamo dovuto mettere un tirante per tenerla su, per tenerla in piedi.